Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it. Quello che vedete davanti a voi è un LG G3, quindi niente di nuovo in realtà. Però in realtà sì, qualcosa di nuovo c'è, altrimenti non saremmo qui di nuovo a fare un video. Sono usciti alcuni firmware leaked di Android 5.0 Lollipop. Per chi non conoscesse il termine leaked, come leaked si intende, diciamo, tra virgolette, trapelati. Trapelati, quindi non è ancora l'aggiornamento definitivo, dovremmo essere in realtà abbastanza vicini perché l'aggiornamento è atteso a breve. Ma in realtà non lo si sa con certezza, quindi non sappiamo se questo firmware è veramente quello simile a quello che riceverete nei vostri LG G3. Però intanto possiamo andare a vedere quali sono un po' le novità. Vi dico subito che buona parte delle novità è in realtà estetica, non ci sono grandissimi cambiamenti dal punto di vista software. Questa è la nuova barra delle notifiche, ma la analizzeremo fra un attimo. Le impostazioni sono rimaste praticamente identiche. Questo effetto sul fondo, che tra l'altro vedete, segue il movimento del mio pollice, io lo trovo abbastanza bruttino, però è una delle novità di Lollipop. Mi sembrava giusto farvelo vedere. Informazioni sul software 5.0, versione kernel 3.4, questa è la V19H, rilasciata proprio oggi, mentre invece ieri era stata rilasciata la 10C, ma vi dico che io non ho notato grosse differenze. Torniamo indietro, vedete intanto le transizioni, non ci sono novità dentro le applicazioni, non abbiamo per esempio il tastone tondo per comporre un nuovo messaggio, l'unica novità appunto è questa cosa delle animazioni. Guardate anche quando premo il tasto qua che fa questo effetto ovale. Quindi questa è una delle novità, riguarda gli effetti e le transizioni fra un'applicazione e l'altra, per il resto ci sono veramente poche novità all'interno dell'interfaccia di HTC che non siano strettamente legate all'Lollipop. Questa è la barra delle notifiche che, se trascinata verso il basso, apre in contemporanea sia i toggle che le notifiche, cosa che invece non appare, scusate, non accade su Android Lollipop Stock. Non ci sono più tutti i toggle già mostrati, quindi anche se trascino con due dita si apre allo stesso modo così. Se vado su modifica posso riordinarli e scegliere cosa mostrare, ma rimane il fatto che non è più possibile vedere tutti i toggle in un'unica pagina. Abbiamo i classici effetti alla pressione, avete visto, di Lollipop, torno indietro. I classici effetti di Lollipop, i toggle sono invece quelli di LG, abbiamo la stessa possibilità di effettuare dei click prolungati sulle notifiche per poi riceverne informazioni. In realtà su questa è una notifica che c'è stata la prima accensione, l'ho lasciata apposta per avere almeno una notifica da mostrarvi durante il video. Possiamo creare più utenti adesso, possiamo anche accedere alle impostazioni di questi utenti e quindi decidere che cosa mostrare a questo utente o no. Adesso io, passando sull'altro utente, vedete, mi ha messo un altro sfondo. Adesso però mi chiederà di fare la prima configurazione. Vabbè, questa è la configurazione, quella di Lollipop, ve la faccio vedere, giusto per completezza, anche perché non sono molte le novità, quindi se indugio un pochino su queste cose è proprio perché non c'è in realtà poi moltissimo da mostrarvi, sperando che non ci metta un'eternità oppure fino a un minuto, come sta presagendo. Si è illuminato a festa. Sì, LG già questa cosa che alla prima accensione, alla prima configurazione, la luminosità viene rimpostata al massimo. Non possiamo ancora accedere alle notifiche. Su. Va bene, dai, mi ha fatto aspettare, direi decisamente troppo. E invece poi alla fine mi sa che aveva completato. Configurazione dell'account Google, saltiamolo. Ok, e quindi adesso abbiamo un nuovo utente. Ci fa fare anche la configurazione di LG, noi la saltiamo. Cioè, saltiamo, scorriamo veloce. Ok, quindi abbiamo creato una nuova utenza con i suoi dati e possiamo, vedete, il colore è diverso e possiamo passare da uno all'altro con un tap. Il modo di proteggere gli account ovviamente è quello di mettere un codice di sblocco o un PIN di sblocco.
Per quanto riguarda le notifiche sono adesso accessibili anche dal blocco schermo. Rispetto a KitKat però, scusate, rispetto all'Olipop Stock però, qui, adesso io ho tenuto premuto, qui non servono due tap per aprirlo, ma serve un tap e poi un trascinamento da qualche parte e lui mi apre la notifica, che adesso noi scartiamo per poter andare avanti. Cos'altro posso mostrarvi? Beh, posso mostrarvi l'easter egg, che ovviamente non è differente da quello che avete già visto. E io ho fatto uno, sono stato fortissimo, uno degli easter egg più difficili di sempre. Vi mostro anche il nuovo multitasking che è palesemente ripreso da quello di Android Lollipop, infatti funziona esattamente alla stessa maniera. La differenza più importante secondo me rispetto a quello di Lollipop, intanto che le schede sono un pochino più piccole, un pochino più strette, quindi a mio giudizio sono un pochino più facili da distinguere, è ovviamente possibile chiuderle in questo modo, ma rispetto all'Olipop Stock abbiamo per fortuna un tasto per cancellare tutto. Anche perché, come sappiamo, da Android 5.0 le schede che vengono tenute in memoria nel multitasking sono le stesse anche dopo un riavvio e quindi tendono a riempirsi all'infinito riavvio dopo riavvio. Quindi avete visto quasi tutto, l'unica altra cosa è che premendo i tasti del volume possiamo accedere a questo nuovo pannello delle priorità delle notifiche. Fondamentalmente su non attivo potremo essere disturbati in ogni momento, su priorità riceveremo soltanto le notifiche a cui abbiamo dato una priorità, come si fa a dare una priorità, si tiene premuto sulla notifica, la si imposta, vedete è apparsa una stellina. Possiamo scegliere se disattivarlo manualmente oppure impostare un timeout. Se premiamo sulla rotellina, accediamo, eccolo qua, all'impostazione del non disturbare. LG ha integrato il suo non disturbare con il non disturbare di Lollipop. Oppure una cosa totale, non funzioneranno neanche le sveglie, quindi attenzione, e poi possiamo decidere per quanto prolungare questa impostazione. L'unica altra cosa che voglio mostrarvi prima di terminare è il nuovo Google Now. In realtà Google Now è sempre lo stesso, solo per mostrarvi la animazione di apertura. Vedete, c'è questa nuova animazione. Eccolo qua. Per questa rapida anteprima di Android 5.0 Lollipop su LG G3 è tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.